Ciao ragazzi, da Ikeplero vi presento i componenti: Costantino McMartin alla batteria, Luca D'Altilia al basso, Sergio Valerio alla voce, Nico Ciuffreda alle tastiere. E mi rivedo un po' stupido nel leggere la tua dignità. Noi siamo un gruppo attivo da circa 3 anni e mezzo, e quattro quasi. Poi dipende, certe volte scriviamo 3 e mezzo, certe volte sì, dipende un po' dalla, sì esatto, è l'interpretazione. Voi, perché io sono l'ultimo arrivato. Lui è il nuovo arrivato, Nico Ciuffreda, è il tastierista, è questo stile molto anni 80. Per noi è stato è il nostro top player, diciamo. Il valore aggiunto, diciamo. Dai, già ve la cavavate bene soli. Ma... con... Quante vite hai? Ah, noi facciamo alternative rock con tantissime influenze a morire dalla. Ma questo genere non lo sappiamo nemmeno. Non lo sappiamo neanche noi. Noi suoniamo. In una maniera, una canzone esce in una. Influenze qui ce ne sono meglio. Aspettiamo che ce lo dicono gli altri. Tu che genere fai? No, avremo una. No, diciamo variamo tantissimo, il anche nostro genere, soprattutto. Diciamo che alla fine abbiamo avuto vari avvicendamenti di chitarristi. Con un chitarrista facevamo un genere, eravamo partiti con l'indie rock. Poi è arrivato un altro chitarrista che ha portato l'influenza più stile radio e qui diciamo quella roba lì. Diciamo alternative. Adesso andiamo sull'elettronica. Finiremo a fare trip hop. Prima che non è male, perché non è male. Ma vorrei restare ora chiuso qui, intrappolato nel metallo, non puoi più uscire, sollevati. Delle nostre influenze, che sì, sono state sì, dal Brit Rock, e ci rifacciamo anche un po' a band degli anni 80, cioè prendiamo spunto anche un po' dai Depeche Mode, soprattutto ci piacciono da morire, speriamo di poter implementare anche con sotto quell'aspetto, poi anche New Order, insomma ci piacciono gli anni 80. Quello è stato il valore aggiunto di Nico Ciuffreda che è arrivato e ci ha aperto il mondo. Vogliamo trovare una giusta collocazione musicale, un giusto genere che è adatto insomma alla nostra situazione, al nostro progetto. E la verità, quante vite hai se la terra del niente. Abbiamo registrato 2 EP, diciamolo. Stiamo presentando il secondo EP, Una foggia e una Bari, Vanità microscopica è l'ultimo EP che presenteremo anche oggi. Abbiamo una pagina Facebook, Keplero, dove potete seguirci, iscriverci, mettete un bel like. Siamo su praticamente tutte le piattaforme di musica, Spotify, iTunes, SoundCloud, chi più? Google su Google Music. Fare musica in Italia attualmente non è facile, non è facile. Bisogna muoversi bene, ci vuole un grande culo. Ci vogliono molti soldi, un portafoglio. È tanto impegno, tanto fisarmonico. Vabbè, alla fine in Italia poi dipende pure, che ormai non c'è più niente. Quindi tutto quello che c'è è in mano a pochi. A personaggi tipo Maria De Filippi e compagni, voglio dire. Noi cercheremo di emergere senza talent. Una beata fava, perché andiamo avanti, facciamo quello che vogliamo, facciamo quello che possiamo. Poi se a qualcuno piace bene, altrimenti noi ce la suoniamo, non ce la suoniamo. Certo. Saluto al VD Groove Festival. Ciao da Ikeplero.